Diciamo senza retorica, anche se certe parole molto spesso vengono ricoperte di retorica, rappresenta ancora l'occasione per compattare un agglomerato sociale, per fare un gruppo, per creare un gruppo che quegli stessi sentimenti, e ripetiamo, non sono parole retoriche, sono cose vere, che chi vive calcio, chi mangia calcio, e qui vedo tante persone che col calcio insomma ci vivono, rappresentano qualcosa da condividere sugli spalti. Nasce allora un nuovo gruppo di tifosi nel momento in cui questori, prefetti, osservatori oggettivamente svogliano, pur nella legittima intenzione e nel legittimo presupposto di evitare qualsiasi forma di violenza, frustrando la tendenza a cimentarsi in una avventura del genere, quella di sostenere la propria squadra andando tranquillamente sugli spalti a vedere una partita di calcio. Nella società Pino Tiso, Bertelli Bari, il presidente Lucio Fares e Antonio Sannella, diciamo in rappresentanza della famiglia Sannella. Io sarò davvero breve, visto anche i tempi e la situazione, tra virgolette, il mese di agosto. Intanto vi leggo i saluti brevissimi del nostro presidente onorario, che è il notaio Primiano Agelli, che ci ha inviato, beato lui, dalla Sardegna. Un saluto a tutti gli Old Boys, al presidente Lucio Fares e ai dirigenti, ai tecnici e ai soci del Foggia Calcio. Un saluto alla stampa, in bocca al lupo a noi, agli Old Boys, per questa prima uscita ufficiale. Dopo i saluti del presidente racconterò in breve come è nata questa idea. Intanto siamo un po' di amici che per varie vicissitudini in questi anni, chi ha studiato fuori, chi ha lavorato fuori, prima dell'estate, come ogni estate, ci siamo ritrovati al bar sotto casa, di solito era Piazza Italia, l'ex Prato del Luca Ferrato, e abbiamo cominciato come ogni anno a parlare del Foggia Calcio, delle tragedie del Foggia Calcio. Ogni anno a giugno ci chiedevamo: quest'anno falliremo, come faremo, dove troveremo i soldi, sempre la stessa storia. E molti di noi, sarà anche un demerito, me ne faccio carico, dopo l'esperienza dei nuovi soci, viste anche le società e le vicende di alcune società che si sono avvicendate nella nostra città, avevamo mollato un po' la presa, non andavamo allo stadio da un bel po' di anni. Poi devo dire che la verità, anche grazie a alcuni sponsor come Armando Russo, che è fratello, e tanti altri, Francesco Martinelli, ci hanno parlato dell'entusiasmo della nuova società e della credibilità di Pino Tiso, di Calcese, di Fares e anche degli sponsor, di Fratelli Sannella, e abbiamo deciso che forse questo era l'anno buono per cominciare a dedicare un po' del nostro tempo al Foggia Calcio. Visto che abbiamo sempre pensato che il Foggia Calcio e il calcio in questa città sia il tornaconto, la cartina di tornasole di questa città. Se il calcio in questi anni è stato così abbandonato alle sorti, alla C2, ai dilettanti, al fallimento, questo è anche diciamo, il riflesso di una città che da anni è in difficoltà. E abbiamo pensato che questo è l'anno giusto, la società ha una credibilità abbastanza solida, e quindi di dare tutti noi stessi, di dare una mano a questa società in termini di impegno, ma soprattutto di costituire questo club che vuole avvicinare soprattutto nel settore di tribuna un po' di amici, un po' di simpatizzanti del Foggia. Sempre antipatico dare numeri, però mi piace sottolineare che in meno di un mese siamo riusciti a sottoscrivere più di 70 abbonamenti tra tribuna centralissima e centrale. I prossimi impegni saranno quelli di seguire la squadra in casa, e soprattutto, magari qualcuno si arrabbierà, cercare per quello che sono le nostre forze, seguire anche la società in trasferta, e quindi dei tifosi che accettano questa forzatura, tra virgolette, che è la tessera di sponsor, che ci hanno dato una mano in meno di un mese a costituire il club. Abbiamo fatto un tesseramento, dopo ci sarà la distribuzione delle tessere onorarie dal numero 0 al 15 agli esponenti della società, e il nostro vicepresidente Armando Russo donerà le nostre magliette ai nostri ospiti. Grazie di nuovo a tutti e speriamo che sia un campionato.
Foggia che sono giorni frenetici. Vi posso assicurare che è un momento particolare anche per i giornalisti, quindi ringrazio particolarmente i colleghi della stampa che sono appena arrivati e che sono presenti, nella fattispecie Raffaele Fiorello della Gazzetta del Mezzogiorno, poi abbiamo anche il direttore di Foggia Sport 24, il collaboratore del Corriere del Mezzogiorno, Domenico Carella. Abbiamo il presidente del Foggia accanto a noi e noi ne approfittiamo insomma anche per cercare di fare gli indiscreti, però prima ci piacerebbe insomma il suo saluto a questo nascituro, a questo neonato sodalizio. È già una prima risposta del territorio. Noi abbiamo sempre visto il Foggia come il giocattolo preferito di questa città, ma negli ultimi tempi, anche con le società passate, si è sempre cercato, dal 2012 in poi, è chiaro, si è sempre cercato di creare un anello di congiunzione con la città, col territorio. Siamo lieti e onorati di essere qui con voi. Sicuramente questa iniziativa, come dicevi tu, è un'iniziativa validissima e importante, perché coniuga e lega la città di Foggia, ma molti di questi sono comunque vecchi amici della società, come si dice, in tempi non sospetti. Volevo ringraziare naturalmente Luigi, tutti quanti i soci, e volevo ringraziare anche Primiano per il saluto, anche se un po' in video, in Sardegna, voglio dire, perché probabilmente lo citeremo per danni, noi siamo ancora qui a... Ma al di là degli scherzi, no, queste sono iniziative importanti, sono iniziative perché coniugano quel legame, consolidano quel legame tra la città e la squadra del Foggia. Abbiamo sempre detto, io l'ho sempre detto, sono onorato che i soci della società e lo sponsor delle persone della famiglia Sallenda hanno indicato me come presidente, perché il Foggia rappresenta qualcosa che va bene al di là di una squadra di calcio. Il Foggia, come diceva prima anche Luigi, parlava di cartina del Pornasolo. Il Foggia è sempre stato l'elemento più rappresentativo, anche se vogliamo, di cui noi foggiani siamo sempre stati orgogliosi, per cui noi speriamo di fare bene e di non deludere le aspettative. Sicuramente stiamo lavorando bene e cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Poi, ecco, per tornare al discorso del legame di questa città, questo per noi è un elemento essenziale. L'abbiamo fatto anche quando abbiamo deciso di organizzare la festa, la presentazione in piazza, non allo stadio, per lanciare il messaggio appunto che la squadra, comunque sia, è la squadra della città, dei tifosi e di tutto il popolo foggiano e anche della provincia. E questo naturalmente va in antitesi con quello che sta succedendo all'indomani di questo evento importante di domenica, che è la partita col Bari, tanto attesa, perché sicuramente sarebbe stato, a mio modo di vedere, per l'amor di Dio, rispettiamo le decisioni degli organi competenti. Devo essere sincero, l'ho detto pubblicamente perché non ho alcun timore a confermare che non le condivido affatto, e in questo devo dire ho avuto anche l'appoggio totale del carissimo amico Gianluca Paparesta, al quale mi lega un'amicizia anche quella in tempi non sospetti, con cui sono in stretto contatto. Abbiamo cercato in tutti i modi di far sì che la città di Foggia, devo dare anche merito al presidente del Bari, che l'avevo fatto anche con gli organi competenti a Bari, per far sì che i tifosi e i cittadini foggiani e della provincia di Foggia potessero seguire la partita. Diciamo che appunto questa cosa non può intitesi, perché al di là di quelle che possono essere le misure repressive che oggi nel calcio sono abbastanza frequenti, però io credo che il calcio debba unire. Il calcio è comunque, rimane un grandissimo sport, rimane lo sport più seguito e dovrebbe, ecco, unire e far sì che queste partite, che rappresentano uno spettacolo in campo, siano uno spettacolo anche sugli spalti. Purtroppo la notizia che abbiamo ricevuto oggi è quella che appunto tutti ben sapete, che la partita sarà vietata ai tifosi del Foggia, comunque a coloro i quali risiedono nel territorio di Foggia e provincia. E niente, questa è la notizia. La bella notizia è che, ecco, vederci qui, vedervi qui, dar luogo a queste iniziative che io spero possano proliferare e aumentare sempre di più, sicuramente ci fa piacere e naturalmente ci attesta anche, o meglio, ci rende consapevoli del fatto che forse stiamo percorrendo una strada che è quella giusta per arrivare a risultati importanti nell'interesse sicuramente del Foggia Calcio, ma nell'interesse di tutta la città. Grazie a tutti e vi passo la parola. Allora, grazie anche al Presidente, che in un certo qual senso
questo insomma si è anche anticipati, perché volevo fargli una domanda, insomma va compiuto un passo avanti anche nel processo di tutela della tifoseria del Foggia in senso generale 360 gradi, al di là di quelle che sono poi e che possono essere le divisioni tra virgolette ideologiche relative ovviamente all'istituzione e al perseguimento del programma relativo alla tessera del tifoso, però il presidente in un certo qual senso ci ha già risposto. Allora Luigi, è luglio e agosto e in genere in questo periodo il personaggio copertina, per usare un termine che ho usato poco fa, è il direttore sportivo della società, quello più tartassato dai giornalisti, quello più disturbato, lì molto spesso mette giù. Benissimo, perché poi la maggior parte degli Old Boys sono amici, quindi sono tifosi da sempre, anche se quest'anno hanno deciso di comporre questa, questo sodalizio, quindi è una cosa positiva per tutti quanti e fa più che piacere. Avere più gente dalla nostra parte diventa veramente il dodicesimo uomo in campo, nel senso che più tifosi abbiamo meglio è. Poi per quanto riguarda le rotture di scatole, vabbè, da parte tua e di qualche altro tuo collega ce ne sono sempre, ma fa parte del gioco, perché comunque questo è il periodo mio e quindi è il periodo dove viene fatta la squadra e si cerca di comporla al meglio e di mettere a disposizione dell'allenatore quegli elementi validi che ti possono permettere di fare un campionato importante. E quest'anno grazie alla società, grazie agli sforzi e ai sacrifici di questa nuova società, sono davvero contento di poter operare con più tranquillità rispetto a qualche anno fa. Per il resto c'è qualche domanda da che mi posso dire. Allora Beppe, Luigi che è qui accanto a me prima mi ha svelato un aneddoto, ha detto che uno dei primi striscioni che gli Old Boys hanno fatto, su uno dei primi striscioni c'era scritto bentornato Pietro Iemmello. Ora ti chiedo, lo devono proprio buttare su striscione oppure che facciamo? Glielo facciamo tenere ancora un po' da parte in attesa che chissà fino al 31 agosto può succedere qualcosa oppure... Ti rispondo come potrebbe rispondere Zeno, che cambia il giro intorno, ma io me l'ho firmato con Lanciano, ma guarda, è da apprezzare la volontà del ragazzo, perché a più riprese ha sempre ribadito la voglia di tornare a Foggia, cosa difficile oggi nel mondo del calcio, però ad oggi non è una situazione fattibile, domani vedremo. Altro, a parte il fronte attaccante, può arrivare qualcosina, ci dobbiamo aspettare qualcosina? Si stanno facendo tante valutazioni, tanto le risposte sono sempre quelle. Ci stiamo guardando intorno, altra risposta, no? Quindi tanto non penso ci siano i gap, c'è Sport 24, quindi ruberanno un qualcosa. Stiamo facendo delle valutazioni, nel senso che ci sono vari profili che ci interessano e penso che nell'arco di una decina di giorni faremo queste valutazioni. Non è catenacciaro di più, cioè Trapattoni al suo cospetto era un attaccante, esatto, va bene, comunque grazie a Beppe Di Bari che ovviamente tornerà al lavoro e sarà a pari domenica nella speranza insomma che possa avvenire quello che puntini non diciamo. C'è anche il direttore generale Giuseppe Tiso, il suo saluto agli Old Boys, poi anche tu mi ripassi il microfono perché abbiamo una domanda per te. Salve, buonasera a tutti, sono contento di essere venuto qui, sdrammatizziamo un pochettino, sono venuto solo per la tessera e per la maglietta che mi dovete dare, perché sono motivo, sono venuto, non mi interrò. Oltre che per dire che tu non si mangia, sono venuto qui per questo motivo. Cioè, è un po' detto anche chiaramente, quindi successione della tua, oltre al fatto che mi sembra strano che Luigi abbia iniziato a parlare di questo suo aneddoto, di questi amici che si incontravano già qua. Un po' di sfide, cioè, parlavate soltanto se si creano un nuovo momento in Foggia. Quindi per quest'anno cerchiamo di fare le cose giuste e giuste. Potevo dare il microfono? Allora, diciamo che un mese e mezzo, due mesi fa eravamo sotto Palazzo di Città anche con altri colleghi giornalisti, eravamo ancora lì, la fumata bianca arriva, forse grigia, forse nera, forse non se ne fa niente. Adesso siamo alla vigilia di Bari Foggia, dopo aver visto il Foggia esordire, giocare bene contro Lucchese, abbiamo visto il Foggia al lavoro
a Norcia, insomma, gli ingredienti sembrano esserci tutti. Ti chiediamo di fare un primissimo bilancio di quello che è successo in questi 2 mesi e se soprattutto ti aspettavi di arrivare a tutti i livelli, non soltanto a livello tecnico, ma non lo so, De Zerbi spesso ci ha detto che l'organizzazione societaria di quest'anno potrebbe essere una delle armi in più da buttare poi sul tavolo verde della Lega Pro e farci i conti a fine maggio. Quando ci vedevamo giù a quel comune per la pomata grigia, nero o bianca che poteva essere, penso che era già grigio, quindi è stata una fase di rallentamento, però tutto sommato. E ringrazio nuovamente la famiglia Sannella, che è l'unica che ci ha creduto e che si può dire adesso ho tempestato, chiedendo proprio a loro la possibilità di esserci vicino. Ci sono stati vicino anche la famiglia Russo, i vostri sposi, diciamo. Che dire, l'organizzazione è sicuramente migliorativa sotto tutti gli altri aspetti, da un mese e mezzo che stanno operando, però bisogna ancora dare il giusto assetto in tutti gli aspetti, diciamo. Sono impegnati sicuramente addirittura anche più di me e che quindi ringrazio nuovamente. E adesso, visto che siamo in chiusura, c'era Beppe Di Bari che voleva... ok, allora facciamo il giro. No, ma per drammatizzare. Come sentivo parlare in tessera, non niente male. Io mi dico da Renato che è il tesoriere. Se vi faccio 3 nomi, che mi date? 3 nomi di giocatori. Vero. No, volevo semplicemente portare il saluto del capitano e del compagno, del proprio compagno e del mister, che purtroppo non sono qui perché sono ovviamente sono in campo e sono a lavoro, solamente questo. Grazie. Domani della serata che è quello dell'aperitivo, per cui io mi alzo, così insomma favoriamo anche il lavoro dei.